Allora Pasquale, per sempre Napoli, Gigi Maresco, Pozzano News, un Napoli i primi 15 minuti, bel Napoli, belle trame di gioco, concrete, Milik sbaglia un colpo di testa incredibile, mi ricorda sempre il capitano, ex giocatore centrale del Napoli, del Sorrento. Manca Mertens, manca Allan, penso che al centrocampo abbiamo sofferto sul lato destro. Stiamo perdendo per un appoggio. Allora, se posso dire, ci manca sbagliato, secondo me ci manca Cagliaconda e questo è fondamentale. Poi ci manca un allenatore che sappia leggere le partite, perché si vede che c'è un buco sulla destra, che può essere arrivato anche dal fatto che Zielinski tende a fare il trequartista. Quindi si allarga sulla sinistra e dal botto che c'è. Abbiamo che la botto, che la prima palla botto è parte titolare, non abbiamo Calleone. Cioè accendendosi, potendosi accendere, lascia la fascia destra scoperta. E oggi è l'attacco là. Quindi io penso che con l'entrata di Allan e Mertens Napoli dovrebbe riscattare questo primo tempo. Abbiamo avuto delle buone occasioni, più consiglie, un colpo di testa mancato di minuto, 15 minuti. Un gol mancato di Merdi, Zielinski, che deve solo segnare. La verità è che gli elementi disturbanti oggi sono Zielinski e Milik. Ospina non ha fatto una parata. Però il Napoli perde 1-0. Non ha fatto un'indecisione. Anche Mario Rui doveva fare la sua diagonale. Ma Mario Rui sta giocando bene, messo i palloni. Però ha sbagliato nel momento decisivo. Dire le cose non è. Deve essere, cioè, omettere le cose è grave per noi collaboratori di City. Io sono collaboratore, tu sei giornalista, però. Tu sei un collaboratore di City. Io sono un collaboratore per sempre Napoli. Purtroppo a San Paolo una bella giornata, grande pubblico, la curva A. Non riesce a leggere la partita. Sotto la nostra porta non abbiamo visto. Speriamo che la vediamo da quell'altra parte. Il Napoli ha subito il gol. Ma si chiama Amaro, ma non per offendere o fare l'ironia su Ancelotti, ma abbiamo un centrocampo un po' deboluccio oggi. Deboluccio l'ho detto perché Zielinski tende a fare il trequartista e la squadra si sbilancia sulla sinistra e libera la fascia destra. Adesso abbiamo Di Lorenzo che non mi sembra. Sta giocando male, è Politano che solo in fase offensiva sta giocando bene. Abbiamo il problema. Non è adatto a fare la fase offensiva. Quindi penso che Allan può essere un elemento importante di questa squadra. Grazie Pasquale. Prego, sono tutti quanti. Al secondo tempo, arrivederci al secondo tempo.